Ciao! Buongiorno, allora oggi avevo intenzione di fare una specie di video lezione su come si sfumano gli ombretti. Allora, visto che la mia prima video lezione è andata in merda, ovvero l'ho registrata senza audio, insomma ne sono successe di cotte di crude, di quella su come stendere l'eyeliner, speriamo che questa vada un po' meglio. Allora, i video, tra virgolette, appunto, lezione su come si sfumano gli ombretti, l'ho diviso in due. Appunto, il primo su come si fa lo smoky, o come lo faccio io perlomeno, e il secondo sarà come si fa la cut crease, o come la faccio io perlomeno. Due premesse. La prima, i pennelli sono, la maggior parte dei pennelli, scusate, perlomeno sono multitasking, ovvero io posso usare un pennello per labbra per stendere l'ombretto con precisione, ad esempio. Logicamente non è che posso usare un pennello da fondotinta per mettere il rossetto, no. Però diciamo che si possono trovare molteplici usi per un pennello. Seconda premessa, non è che se voi prendete un pennello, comprate un pennello che costa 40 euro, allora siete in grado di sfumare, mentre se ne prendete uno da 3 euro, no. Allora, diciamo, il pennello logicamente è importante, perché se voi prendete, io purtroppo non ne ho per farvi un esempio, ma se voi prendete un pennello con un pelo che spara a destra e un pelo che spara a sinistra, per sfumare o comunque per stendere l'ombretto non sarà mai omogeneo, logicamente. Però quando si trova un pennello, ad esempio questo, che costa 3 euro o 4, adesso non lo so, e ha la stessa qualità, magari non la stessa qualità comunque, funziona uguale di uno di 30 euro, non vedo perché non dovrei prendere questo. Quindi, ripeto, i soldi non vi fanno esperti, quindi se riuscite a spendere di meno, logicamente è meglio, no? Quindi tutti i pennelli che io vi mostrerò sono low cost, poi vi scriverò o qui nello schermino, o comunque giù nell'info box sicuramente i nomi dei pennelli, eccetera. Ok, allora, mentre io stendo la base, e non vi do spiegazioni su come si stende la base, perché non ha senso, eccetera, facciamo due chiacchiere. Allora, innanzitutto devo salutarvi perché non so per quanto ancora starò su YouTube, per due motivi, o meglio, per due cause. Praticamente, una potrebbe essere che, niente, finirò in carcere perché sono stato denunciato per violazione della privacy. Non si sa per quale assoluto motivo. Infatti, non vedo l'ora che mi arrivi la denuncia. Tipo, da 2 mesi che l'aspetto. E, ma vabbè, le poste italiane fanno schifo, logicamente. Quindi, insomma, la speranza è l'ultima a morire. Quindi, io continuerò a sperare che mi arrivi, giusto solo per sapere il motivo per il quale sono stato denunciato per violazione della privacy. Insomma, da 2 mesi di merda. Ah vabbè, vi dico che sto usando la base della Elf perché io non ho soldi, sono un povero disgraziato senza soldi, come sostiene una dei due obesi. Difatti non posso permettermi praticamente nulla, non so come pagherò l'avvocato quando insomma dovrò fare il processo, non lo so, infatti sto già cercando di elemosinare a destra manca un po' di soldi. Ma il problema è che l'obeso in questione sa perfettamente che io, con solo una mia cintura, potrei comprare la sua famiglia. La sua famiglia è anche quella del suo morosino molto delizioso. Comunque lasciamo perdere. Sulla palpebra mobile stendo questo azzurro, della Blush Professional 120 watt, con questo pennello di Fraulein. Comunque vi metterò sotto poi l'informazione. Questo è stupendo. Secondo motivo per il quale probabilmente non mi vedrete più su YouTube è che mi vogliono uccidere. Venerdì scorso, allora io sto girando questo video di giovedì, venerdì scorso ricevo una telefonata verso le 9, 10 di sera da un numero sconosciuto perché logicamente lui è molto maschio, quindi non mette manco il numero di telefono, giusto perché, che ne so. Ma non penso che si caghi addosso, dato che lui è maschio, proprio un maschio di quelli, insomma. Vabbè,
praticamente mi dice che mi avrebbe ucciso, no? E non mi ha neanche dato la possibilità di rispondere, ma ha direttamente attaccato il telefono in faccia. Solo che il problema è che giocando col fuoco ci si rischia di scottare, si rischia di scottarsi. Vabbè, lasciamo perdere l'italiano. Quindi io il giorno dopo ho fatto un giretto in caserma, ho preso l'appuntamento con il maresciallo, questo sabato vedremo un po' chi ucciderà chi. Ad ogni modo, vabbè, bando alle ciance, che queste cose non interessano a nessuno. Ok, ho steso, come vedete, l'ombretto su tutta la palpebra mobile. E ora con questo pennello angolato di Fraulein, un po' spessino, vado a prendere questo blu, sempre dalla palette 120 matte di Blush Professional, e lo metto nella piega così. Un po' anche la cazzo, tanto comunque dopo andrà sfumato, quindi. Ecco, se voi non volete fare questo effetto, tipo appunto Smoky Cat Crease, saltate questo pezzo. Nel senso, potete tranquillamente andare avanti a sfumare il vostro colore, no? Lo stesso che state usando sulla palpebra, palpebra, porco diez, palpebra mobile. Con il metodo che vi spiegherò poi dopo, ok? A posto, mettiamo un ultimo strato per farlo più intenso. Non mi rompete i coglioni per come tengo la telecamera, che poi non è la telecamera ma è l'iPhone, quindi devo stare pure attento di non toccarlo dentro, sennò al bar la giovo. Perché non ho spazio sulla scrivania, quindi accontentatevi. Comunque, una cosa del genere. Quando ho ottenuto questo risultato, prendo questo pennello che è il C139 Stiff Tapered Crease di Crown Brush, che vedete è a punta ed è perfetto per questo genere di lavoro nella piega. Quindi prendo ancora il blu, lo tampono qui all'esterno, un po' più spesso rispetto che all'interno, poi pulisco un po' il pennello per toglierlo. Per togliere il colore in eccesso, e invece di fare i movimenti circolari, che io non ho ancora capito cosa sono e come si fanno, io faccio avanti e indietro. Faccio avanti e indietro più e più volte fino a quando non sono abbastanza soddisfatto. Comunque questo è solo il primo step, diciamo. Così. Ok, una cosa del genere. Giusto per andare a sfumare e non intaccare, usando questo pennello punta a punta, non andiamo a intaccare comunque la parte sotto. Logicamente, se voi fate uno smoky intero, nel senso non a cat crease come sto facendo io, potete tranquillamente usare un pennello come questo. Questo, ad esempio, è l'E3 di Makeup Academy ed è buonissimo, cioè non ci avrei scommesso una lira su questo pennello, invece è molto buono e anche bello da maneggiare. Ok, poi riprendo il mio pennello della Fraulein, questo che è buonissimo, prendo ancora un po' nella punta il blu e lo metto proprio giusto qui, no? Così, poi tento un po' di sfumarlo qua all'angolo esterno. Io spero che si veda qualcosa. Successivamente prendo il simil 217. Questo è della Crown Brush. Purtroppo non ha il codice, quindi dopo dovrò cercarlo e lo metterò qui o nell'info box. C'è da dire che questo è un po' rigido, un po' tanto rigido. Quando l'ho. Vabbè, intanto io sfumo. Quando l'ho ricevuto, ho detto: oh, cazzo, cioè questo coso io praticamente non potrò mai e poi mai usarlo sulla palpebra perché mi riga. Poi l'ho lavato, logicamente prima di utilizzarlo, l'ho lavato con lo shampoo e successivamente gli ho messo un po' di balsamo. E sì, effettivamente si è ammorbidito un attimo. Comunque rimane sempre un po' duretto per i miei gusti. Ok, intanto aggiungo colore se necessita e io sfumo. Un trucco che potrei consigliarvi è di mettere
prima di fare tutto questo ambaradan, mettere un ombretto color carne sotto il sopracciglio e sfumarlo all'ingiuna con un pennello come questo, che comunque dopo vi farò vedere. Questo è della Elf, Eyeshadow Brush. Qui sotto, così la sfumatura sarà molto più semplice da ottenere. Se non siete esperti, io non mi ritengo un esperto, comunque vabbè, me la cavicchio. Oppure se per un effetto più naturale usate appunto un color carne. Se volete un effetto un po' più shocking, un bel bianco matte. Vada Dio. Ok, a che punto siamo? Ultimo, ma non ultimo, appunto, che poi non è l'ultimo, cioè non siamo ancora a metà, prendo appunto un color carne che io uso questo, che per la maggior parte delle persone comuni potrebbe essere un highlighter, per me è il colore naturale, ed è grave, molto grave. E lo spatafio qua, sotto il sopracciglio, poi prendo questo pennello da sfumatura, sempre della Crown Brush, e insomma sfumo per bene il tutto. Quindi amalgamo il color carne con il blu. Ok? A posto. Per la parte inferiore invece vado a prendere un pennello a penna. Questo è sempre della Crown Brush, non ha il codice. Ah sì che c'è il codice. C431 Precision Pen Detail. Ok? Questo è durissimo, veramente durissimo. Io non ho mai avuto, prendo per il blu, non ho mai avuto un pennello a penna, quindi non so se tutti sono così rigidi. Questo effettivamente è molto rigido, quindi per poterlo utilizzare devo essere molto molto gentile. Quindi io vado a mettere ora il blu sotto tutta la palpebra. Batteria scarica, bene, sono contento. Ok, così. Ok, poi ora prendo di nuovo questo pennello e sfumo un po' qui sotto. Spazzo un po' le ciglia. Ok. Now, allora prendo dei brillantini che, se non sbaglio, erano di Pupa. Sono dei brillantini bianchi che poi ho travasato in questo barattolino perché mi è più comodo. Li prendo con sto pennello sfigatissimo di Elf, che non so se riesco a farvi vedere, ma è storto. Quindi probabilmente è nato male. È del Elf Contour Brush, infatti non lo uso mai. Vabbè, prendo i brillantini. Ok, e ripulcio qua sull'azzurro, solo sull'azzurro, eh. Così. Ok, si vede. E ora passiamo all'eyeliner. Eyeliner, io uso questo della MUA, il waterproof. C'è da dire che è un buon eyeliner, l'applicatore è buono, buono, buono. L'unica cosa è che se si ripassa sulla, insomma, sulla stessa riga che si è già tracciato, lascia il solco e questa cosa mi fa parecchio incazzare. Infatti, dopo io dovrò passare con l'ombretto ed è una gran cazzata, secondo me. Ok, però vabbè, tanto ho tempo da perdere, quindi, o meglio, da vendere. No, segna così un po' la cazzo anche perché comunque dopo. Ecco, non so se riuscite a vedere, comunque lascia lo spazio al centro. Comunque dopo dovrò ripassarlo con l'ombretto. E qui faccio la codina interna. No, devo dire che l'applicatore è veramente molto buono perché è proprio rigida, no? Quindi per i dettagli. Ecco, io parlo, ma dovrei stare zitto quando faccio queste cose. Per i dettagli va perfettamente, ok? Perché io non ci vedo perché ho il riflesso, a posto. Ora prendo il mio pennello che uso sempre per l'eyeliner, infatti me l'hanno chiesto in molti che pennello uso ed è questo, ed è da Nail Art, sempre della Fraulein. Prendo il nero e glielo puccio sopra, così.
così da coprire nel caso tutte le striscette rimaste in colore. Sì, no, vabbè, a sto punto, ok, l'applicatore è buono, il colore è bello, però ragazzi mi lasciate perdere, cioè, è un doppio lavoro effettivamente. Se dovete usarlo poi la mattina che siete di corso o roba varia, no. Poi con un altro pennello piatto, sempre della Froilein, da Nail Art, è nello stesso set, prendo sempre il nero e lo metto dentro qua, nella waterline, cercando di sfumarlo un po' anche nelle ciglia inferiori, logicamente. Ok, lo infilo anche sopra, cercando di non calarmi un occhio. Infatti adesso sto per piangere, anzi no, sto piangendo di brutto. È una roba odiosa. Ecco, qui c'è anche pure un po' di nero che cade. Ok, allora il tutorial è praticamente finito. Ora devo mettere le ciglia finte e, come ho già spiegato a Veronica, polvere di stelle. Faccio cagare nell'applicazione di ciglia finte, infatti vorrei farvi vedere che questa sia già bella che è staccata. Quindi io lo faccio fuori camera e vi farò vedere il risultato finale. Spero di essere stato utile a qualcuno. Boh, probabilmente a nessuno. Comunque farò il secondo video lezione su come fare il cut crease. E niente, fatemi sapere se vi è piaciuto. Comunque grazie per avermi seguito. Ciao!